Vorrei spendere solo due parole sulla vicenda dei braccialetti elettronici. Ovviamente non commento il brevetto perché non è di mia competenza farlo e questo sarà discusso nelle opportune sedi. Quello che però mi preme sottolineare è perché Luigi Di Maio ha ragione quando dice che il controllo dei lavoratori è stato astrattamente reso possibile da alcune modifiche che sono state portate dal Jobs Act al vecchio statuto dei lavoratori. Dopo vi metto tutti i documenti a cui faccio riferimento e anche gli articoli di legge in modo che possiate andare a verificare con i vostri occhi che quello che dice prima Luigi e quello che vi sto raccontando io non è fantascienza. In particolare mi riferisco all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che ha subito alcune importanti modifiche proprio sull'utilizzo di impianti audiovisivi e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Per farla breve, mentre prima era vietato questa pratica ed era resa possibile solo in presenza di accordi con le rappresentanze sindacali, oggi è vero che è stato mantenuto questo previo accordo con le rappresentanze sindacali, però la norma al comma 2 ha introdotto un'importante deroga. E in particolare dice che questo accordo con le rappresentanze sindacali non si applica quando agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Vabbè, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze vuol dire il classico badge quando si passa lavoro in ingresso e in uscita, ma cosa vuol dire agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa? Non si sa. Ed è questo il problema. Tant'è che già il Ministero del Lavoro nel 2015 era uscito con una nota per spiegare che questa frase improbabile dovesse andare a significare solo che non si considerasse strumento di controllo il classico, tra virgolette, attrezzo di lavoro, ok? E subito dopo, sempre al riguardo, il garante della privacy è intervenuto cercando di circoscrivere il campo. Peccato che la formulazione generica della norma non consente di indicare quali siano questi strumenti che sono vietati e quindi il confine tra l'ottimizzazione del lavoro da un lato, che si intende predicare, e il controllo del lavoratore dall'altro si fa molto labile ed è per questo che bisogna stare attenti e oggi quello che dice Luigi è reale ed è concreto rispetto a quello che viene inventato.